Mettiamoci comodi qui. Sì. Allora, Diana Rabardi è una professoressa di lettere, dico bene? Latino. Latino, quindi sì. Non semplici lettere. La chiameremo la prof questa sì. Mattina. Nota per aver, uso una parola importante, poi spieghiamo, destrutturato il processo educativo. Allora, sentite che cosa succede all'interno di una, no, non di una classe, di varie classi al liceo Lussana di Bergamo. Sì, non soltanto nel liceo Lussana di Bergamo, partiti dal liceo Lussana di Bergamo perché nel 2010 io sono stata la prima in Italia ad avere l'idea di mettere degli iPad nelle classi. Perché evidentemente gli studenti, il mondo è cambiato, parlavamo tanto di ebook al Ministero dove io ho lavorato per parecchio tempo perché coordinavo le scuole di eccellenza ENIS e si continuava a parlare di ebook, però nessuno era mai andato in classe effettivamente a capire questi ebook e che cosa, come potessero essere usati. Per cui avevo in mente di prendere degli ebook reader e di metterli in classe per verificare, questo nel 2009-2010. Poi c'è stato Steve Jobs che ha presentato l'iPad in America, questo a marzo, e quindi mi è venuta in mente l'idea di dire ma perché non prendiamo queste tecnologie e le mettiamo in classe? Quindi io ho fatto un progetto, l'ho presentato all'ufficio scolastico regionale, me lo ha finanziato, ho comprato le tecnologie, 10.000 euro. Presentato le tecnologie, ho preso per i ragazzi, naturalmente coinvolti i genitori e quant'altro, e abbiamo incominciato per primi in Italia a sperimentare l'utilizzo di questi tablet nella didattica giornaliera. Per un anno siamo stati solo noi e poi abbiamo diffuso questa nostra sperimentazione attraverso convegni, congressi. E da questa esperienza è nato il Centro Studi Impara Digitale, di cui ho fondato da Marco Zamperini, fondato da Stefano Quintarelli, da Frida Brioschi, insomma persone che nel mondo delle tecnologie vivevano, non erano nel mondo scuola. L'abbiamo diffuso in tutta Italia questo nuovo modo di fare scuola perché avere le tecnologie in classe implica un modello didattico completamente differente. Esatto, questo è uno dei punti. Non basta avere la tecnologia, anzi, quasi quasi la tecnologia da fa sola. Fa male. Meglio non metterla. Ma prima di parlare di questo, perché cambiare in un mondo che sicuramente nel 2009-2010 non richiedeva grossi cambiamenti. Beh, no. Mondo della scuola. Mondo dico, della eh? Scuola, i ragazzi, e non so se abbiamo in mente i ragazzi che sì. Cosa sono. Cioè, i ragazzi, abbiamo sentito Blanca, cioè, non so, gli studenti sono così. Cioè, io ho 60 anni e insegno latino. Se io vado in classe e insegno latino in maniera tradizionale con la lezione frontale, con questi ragazzi che sotto il banco hanno lo smartphone, noi diciamo che non ci devono stare, con tutti hanno lo smartphone sotto il banco e chattano e fanno, ma come mi possono seguire? Come posso io insegnare ancora a questi ragazzi in maniera tradizionale quando loro sono così cambiati, comunicano in un modo completamente diverso, vivono nel mondo dell'immateriale, vivono nel cloud, chattano con WhatsApp, creano gruppi online nel mondo immateriale dove noi docenti non entriamo neanche assolutamente mai. È talmente cambiato il mondo dei ragazzi, della società, perché, me lo dite voi, qui c'è un mondo di aziende, sì. Cioè la società esige studenti diversi, giovani diversi, che abbiano competenze completamente diverse, che non siano solo le conoscenze. Quindi è necessarissimo cambiare profondamente la didattica, il modo di stare in classe, di lavorare con i ragazzi, destrutturare il loro modo di apprendere, perché loro devono diventare protagonisti del loro percorso di apprendimento e il docente deve completamente cambiare il proprio ruolo. Non ce n'è. Io non voglio dire che la scuola deve essere rottamata, per carità, perché sennò, ma nella maniera più assoluta, l'Italia ha, io questo lo continuo a dire, il digitale non sostituisce il tradizionale, ma lo integra, deve modificare però il modo con cui gli studenti diventano protagonisti del loro percorso di apprendimento, perché se voi in azienda volete dei ragazzi che sappiano lavorare in gruppo, siano autonomi, risolvano problemi, sappiano collaborare, condividere, essere globalizzati, eccetera,
e poi vi arrivano i ragazzi, come li stiamo preparando, bravissimi nelle loro conoscenze, bravissimi, io dico che nelle generazioni attuali il gap generazionale con il loro linguaggio, il loro modo di interagire diventerebbe talmente enorme con il mondo dei docenti, che invece è un mondo fatto da docenti, da persone che non amano cambiare, non vogliono cambiare, ma perché hanno paura del cambiamento e perché non sono aggiornati nel loro cambiamento, di cosa devono fare. Sì. E quindi è necessario andare alle radici del problema. Se ci pensate, è un po' quello che dovrebbe succedere nelle aziende. Molte aziende non cambiano e poi vediamo poi che fine fanno. Giusto per capire, ma voi il latino lo imparano? Ma assolutamente, assolutamente. Perché voi non avete nemmeno i banchi. No, io in classe mia non ho più i banchi, non ho più le sedie, cioè le sedie sì, le sedie. Sì, no, le però sedie, i banchi, sì. Io ho una classe ho classi da 33 ragazzi, un liceo tradizionalissimo, non abbiamo pareti colorate, anzi piuttosto scrostate, però è un liceo dove si lavora, si fa molta sperimentazione didattica, per cui quando io entro in classe i miei studenti, io non so dove metterli sti banchi, ma mi danno fastidio perché io devo lavorare con i ragazzi, come se fossi in un laboratorio di ricerca, quindi se ho i banchi, 33 banchi, non riesco a muovermi, per cui quando entro io i banchi vengono buttati fuori dalla... Ah, quindi ci sono, però... Sì, però vengono messi nei corridoi fondamentalmente. E io lavoro con i ragazzi che lavorano con me, si alzano, si muovono, vedono i video, abbiamo postazioni di tanti libri di carta, perché ci devono essere tanti libri di carta. La conoscenza è molto più approfondita perché il digitale supporta il tradizionale. Gli studenti devono acquisire capacità di riflessione, devono condividere ciò che apprendono e quindi devono leggere tantissimi libri di carta e tantissime fonti digitali, possibilmente scientificamente validate. Sì, per me questo è importantissimo. Per cui dalla fusione di queste conoscenze su cui loro dibattono, riflettono, sviluppano il senso critico, poi fanno la coproduzione anche di contenuti, creano degli ebook che servono ai ragazzi per crearsi la loro biblioteca virtuale. Ma questo lo facciamo già in rete con moltissime altre scuole. L'anno scorso io ho coordinato le scuole digitali della Lombardia per il progetto Scuola Lombardia Digitale in relazione a Generazione Web, che aveva dato fino a 39 milioni di euro, quindi 70.000 tablet ai ragazzi delle scuole superiori. E abbiamo creato 50 consigli di classe che hanno lavorato nel cloud come se fossero 9 consigli di classe, 9 gruppi, tutto nella rete. Ragazzini dalle scuole elementari ai centri di formazione professionali, piuttosto che il liceo classico, e hanno costruito dei gruppi di lavoro coprogettando, collaborando. Io ho creato ho fatto creare, grazie ai formatori di Impara Digitale, a cui mi sono, naturalmente noi siamo un gruppo di lavoro, e abbiamo dato tutta la possibilità anche di fare palinsesti di lezione, per cui se si progetta insieme si fanno anche delle lezioni, io a Bergamo, uno a Milano, un altro a Chiavenna, quell'altro a Mantova, e ci registriamo, creiamo una web TV dove si può andare a vedere tutti i video delle varie lezioni che noi facciamo per supportare i progetti didattici. L'anno scorso è stata un'esperienza meravigliosa in Lombardia, io credo che siamo, infatti tutta Italia ce l'ha guardata, le altre regioni ce lo chiedono. Quindi, se io presento una versione di latino, i ragazzi la traducono. Molto meglio, ripeto, io credo molto meglio rispetto agli altri, ma io sono andata agli esami di maturità così, Tutti i nostri studenti fanno sempre delle prove parallele con le classi a insegnamento tradizionale. Le conoscenze sono sempre le stesse, ma capisci la differenza tra il docente che spiega per certo, 2 mesi Leopardi in lezione frontale, con gli studenti stesi sui banchi che si addormentano in maniera tragica, poi si leggono il libro, prendono gli appunti, lo ripetono quasi a memoria, poi se lo scordano il giorno dopo, da invece studenti che creano il loro percorso di apprendimento leggendo, studiando, rielaborando, riassumendo, riscrivendo, tutto nel web.
L'apprendimento è fatto dalle discussioni continue in classe, perché che si quindi vanno anche fuori dalla classe, perché immagino certo. Che poi pomeriggio, sera, si continui. Loro continuano a creare questi gruppi virtuali anche quando sono a casa, sicuramente. Qual è, secondo te, il beneficio o i benefici, due, tre, più importanti che la tecnologia che tu ci hai descritto e questo metodo di lavoro dà ai ragazzi e agli studenti? Ma guarda, secondo me prima di tutto sviluppa un senso critico, un senso di riflessione, i ragazzi si sentono veramente protagonisti, capiscono quello che stanno imparando. Poi c'è un rapporto completamente diverso col docente, cioè io il mio carisma credo di non averlo perso e guarda, io ci so, noi siamo in tutta Italia ormai, anzi in questi giorni stiamo aprendo delle scuole con il nostro metodo. Associazione. Ma i ragazzi ovunque io vado e li contatto, noi facciamo anche dei meeting nazionali adesso sulla scuola digitale e quindi ci sono l'ultimo meeting c'erano 1000 ragazzi che dibattevano sulla scuola digitale e loro si sentono molto più partecipi, molto più protagonisti, imparano, studiano meno a casa se vuoi, perché con questo metodo loro lavorano e apprendono mentre fanno e quindi imparano dei metodi di lavoro. Poi nelle nostre classi sono venuti tantissime aziende a vedere e riscontrano che preparare i ragazzi ad avere certe competenze li porterà ad un grandissimo vantaggio nel mondo del lavoro, perché io credo che in un'azienda dei ragazzi che siano autonomi, che sappiano lavorare, che risolvono i problemi, che conoscono le tecnologie in maniera strepitosa, sia assolutamente un grandissimo vantaggio anche per l'azienda che un domani li dovrà acquisire. Poi il professore può anche non sapere niente di tecnologie, molto poco. Io onestamente non è che sono una smanettona, io insegno latino, cioè non... Proprio sì, mi arrivano, lo fanno, però a me interessa sapere che cosa didatticamente posso fare con le tecnologie. Allora in quel modo la tecnologia ha un senso nella scuola, ma se io continuo a introdurre tecnologia nella scuola e faccio lezione in modo tradizionale, io perdo definitivamente i miei studenti, perché la distrazione è massima. Sì, visto che... Stiamo parlando di scuola, da un certo punto di vista ci stai dicendo che la scuola ha accettato questo, almeno la vostra scuola, comunque le scuole che sono state coinvolte hanno accettato questo metodo, quindi è una cosa positiva, no? Ma non è un nostro metodo poi, noi ci rifacciamo alla legislazione, alla normativa europea, che è la didattica per competenze, che ti dice, nella didattica per competenze, gli studenti devono raggiungere competenze, che sono imparare ad imparare, essere, lavorare in forma laboratoriale, condividere, collaborare, saper comunicare, eccetera. Quindi noi ci rifacciamo alla normativa. Le metodologie con cui poi tu puoi svolgere la lezione, ma possono essere molteplici, mica è necessario fare tutti come faccio io con la classe scomposta. Assolutamente, uno può fare la flipper classroom, può fare della lezione frontale. Cioè i metodi con cui uno può fare possono essere molteplici, ma il focus finale, la finalizzazione è che i ragazzi diventino protagonisti del loro sapere. Se guardiamo al panorama più ampio della scuola in Italia? Ci vuole tempo, Sai, sì. Però, perché i professori, no, io ho 60 anni. Sta succedendo qualcosa o no? Sì, sta succedendo sicuramente, ma è inevitabile che succeda, perché questi ragazzi arrivano a scuola che le tecnologie le hanno in mano, come i abbiamo tablet, detto prima, la tecnologia non, arriva, il cambiamento i arriva. I miei studenti si portano da casa quello che vogliono, qualsiasi tipo di tecnologia, non è importante. Il punto critico sono i professori, perché per i professori cambiare, voi capite, poi si ha paura, dice ma io il mio studente sa più di me di tecnologie, è bella scoperta, cioè che problema c'è, voglio capire, cioè, quando mai mi sono sognata che io a 60 anni ne so più di Blanca, ma non ci penso proprio, l'importante è che io mi metto a... io imparo da Blanca, come i genitori imparano dagli studenti. Io ricevo solo in Skype, così evito i genitori di venire a perdere tempo. Fantastico. Cioè, cosa perdono a fare un'ora di una giornata di lezione? Scusa. Si diceva. No, ma poi, attenzione, guardate che non è semplicemente una comodità, attenzione.
I genitori, le famiglie, che sono un punto fondamentale del processo di apprendimento, devono essere accanto ai propri figli. Allora, una volta gli dicevano chiudi sto cavolo di computer, vai a studiare. Adesso dice no, sto studiando, e questi già non capiscono. Devi fare il dov'è il tema? No, non faccio il tema, faccio altre cose, e non capiscono. Per cui tu devi essere a disposizione del tuo professore, dei genitori, spiegare che cosa stai facendo, accompagnarli quando loro hanno dei dubbi perché devono aiutare i loro figli. Devi essere a disposizione anche alle 7 di sera. Cioè, professoressa, può mettersi in Skype un attimo con me? E perché no? Che problema c'è? Certo, è una scuola aperta, è una scuola liquida, una scuola che apre al mondo esterno. Ci mancherebbe altro che non fosse così. Poi non ci possiamo lamentare che poi i ragazzi non trovano lavoro, eh? No. E soprattutto c'è una cosa fondamentale. Nell'ultimo convegno che ho fatto c'era una giornalista di Sky che mi ha detto: ah, professoressa, adesso la Treccani va in soffitta con questo metodo. Assolutamente no. Io che insegno latino adesso faccio amare il latino ai miei studenti, perché gli ricostrui, perché con Google Earth andiamo a vedere la Roma antica, la Roma moderna, gli ricostruisco virtualmente la Roma antica, gli faccio vivere il latino come effettiva fonte di un mondo immateriale che loro virtualmente possono ricostruire, quindi lo vedono, ci vivono, ci entrano dentro fisicamente. Ti assicuro che il latino lo studiano molto di più.